Pierpaolo Zavettieri, la crisi al comune di Bova mi dice qualcosa? Sì, vabbè, è la parola crisi ha origini lontane in questa lunga vicenda amministrativa, per cui se si parla di crisi si può riferire dalla primavera del 2008. Ha iniziato da subito questa amministrazione a perdere pezzi, finché surrogando tutti quelli che aveva nella cosiddetta panchina ha esaurito le scorte. Dopodiché si è trovato con una opposizione composta dai 5 consiglieri di minoranza e 4 della sua maggioranza, che alla fine, diciamo, hanno deciso, come scelta di male minore, di sfiduciare il sindaco. C'è un dibattito aperto sulla legittimità di questo atto che non ci riguarda, perché noi ci siamo appoggiati alle decisioni del Tribunale di primo grado e di secondo grado, quindi prima sezione civile ed appello, che hanno reintegrato, anzi mi correggo, hanno dichiarato il diritto del consigliere Pansera, che era il consigliere messo in contestazione, il diritto di mantenere la carica. Questo sindaco non ha preso atto né alla pronuncia della sentenza di primo grado né a quella di secondo grado né a quella di appello, per cui noi abbiamo proposto la presa d'atto in consiglio comunale, che lui non ha voluto neanche fare al primo consiglio utile, così come prassi consolidata in giurisprudenza, e non ha preso atto perché non avrebbe avuto i numeri per approvare il bilancio, per il quale era stato diffidato già dal prefetto perché è in ritardo. Quindi ha approvato il bilancio con la consigliera che non aveva più titolo a parteciparvi, per avere uno straccio di maggioranza, mi scusi il termine, uno straccio di maggioranza, e 7 giorni dopo, alla scadenza del termine previsto per legge per la convocazione del consiglio, quindi al 20° giorno dalla nostra richiesta, il sindaco, che è anche presidente del consiglio, ha convocato il consiglio comunale e messo all'ordine del giorno la presa d'atto. Con un modo, diciamo, da cinematografico, il sindaco ha dichiarato sciolta la seduta senza averla mai aperta, senza fare l'appello, e tra l'altro non poteva farlo perché non aveva la maggioranza per proporre il rinvio. Lui può sciogliere la seduta senza proporre un rinvio formale solo per motivi di ordine pubblico. Non è stato così, si è tenuto un consiglio comunale regolare in termini di legge, con 9 consiglieri regolarmente convocati su 17, quindi maggioranza assoluta. Ciò ha significato anche la presa d'atto, che non era necessaria perché si, diciamo, dichiarasse la validità della presenza in consiglio del professore Pansera, perché comunque l'aveva dichiarato 2 volte due tribunali diversi, diciamo, primo grado e secondo grado, per cui noi siamo sereni che... E ora cosa succederà? Siamo sereni che la prefettura, diciamo, che deve dichiarare sciolto, diciamo, l'organismo amministrativo, prenda le decisioni corrette, quindi attendiamo gli esiti. E si tornerà alle urne. È chiaro che in questo caso è previsto con lo scioglimento, poi che alla prima tornata utile ci sia un'elezione comunale, fatte delle dovute eccezioni che ci possono essere.